Vi siete riposati 3 giorni e quindi ricominciamo con un bel 20 minuti AMRAP di workout. Warm up sono 3 set di 30 secondi di single under, quindi un salto singolo, un salto, la corda che passa una volta sola, dopodiché abbiamo 10 high pull snatch grip, quindi propedeutico al movimento che avremo poi dopo nel workout, e 10 reverse lunges. Concluda la parte del workout, andiamo a vedere quello che è il, andiamo a vedere quello che è il workout. AMRAP 20 minuti, quindi as many round as possible. In 20 minuti di che cosa? Sono 10 hang power snatch, uomini a 40 e fanciulle a 25, poi abbiamo 20 pistol squat alternati e 40 double under, quindi questo 10, 20, 40 per 20 minuti per il maggior numero di volte possibile. Per concludere ci servirà il bilanciere vuoto, perché come cash out abbiamo 3 set di 6 tempo overhead squat, 3, 1, 3, 1. Non vi preoccupate se non sapete quello che ho appena detto o il significato di quello che ho appena detto, che poi ve lo spiego poi dopo quando andiamo a vedere nel dettaglio il movimento e andremo a farlo proprio con i tempi che vi abbiamo appena prescritto. E mi raccomando, al solito, canali social, neanche uno ve ne dovete perdere. Sembravo Yoda, ho invertito verbi, eh? Instagram, Facebook e il canale YouTube. Iniziamo il warm up con i single under. Quindi un salto, un passaggio della corda sotto i piedi, gomiti bene vicino al corpo, rotazione dei polsi. Una volta eseguiti i 30 secondi di single under, abbiamo 10 high pull snatch grip. Quindi andiamo a prendere il nostro bilanciere vuoto, snatch grip, hook, caricamento, spinta e innesco della salita del bilanciere. Bilanciere che scorre vicino al corpo perché mandiamo i gomiti in alto e dietro, così da non allontanarlo e non spingere in avanti. Finiti gli high pull, abbiamo i reverse lunges, quindi sono gli affondi all'indietro. Andiamo a fare un passo indietro, il ginocchio della gamba tocca il pavimento e poi di nuovo riallineiamo i piedi. Passo indietro, tocco e riallineo. Concluso il riscaldamento, abbiamo AMRAP 20 minuti. Primo movimento, hang power snatch. Quindi impugnatura, snatch, portiamo il nostro bilanciere alle anche, andiamo in caricamento fino al massimo sopra la rotula, risalita all'anca, estensione, cioè spingiamo forte con le gambe, strizziamo i glutei, l'anca si muove verso l'alto e inneschiamo la salita del bilanciere. Essendo un power snatch riceviamo insieme accosciate e concludiamo il movimento poi stendendo le gambe. Conclusi i primi 10 hang power snatch, abbiamo dei pistol squat alternati, quindi l'accosciato su una gamba sola, andiamo in appoggio su una gamba, l'altra gamba rivolta in avanti, può essere distesa, leggermente piegata, non deve toccare il pavimento per tutto lo squat. Possiamo andare a scalare il movimento, come potete vedere anche in alto a sinistra nel video tutorial. Dopo aver fatto il pistol squat abbiamo i double under, quindi non più salti singoli ma salti doppi, un salto e un doppio passaggio della corda, quindi vuol dire un doppio impulso del polso. Concludiamo così, dopo i 40 double under un giro, andiamo avanti per 20 minuti per fare il maggior numero di rep possibili. Per quanto riguarda il cash out dobbiamo fare dei tempo overhead squat 3-1-3-1. Andiamo a vedere bene ora nel dettaglio cosa vuol dire il 3-1-3-1. Quindi facendo uno snatch portiamo il bilanciere in overhead, piedi alla distanza corretta per il nostro squat, scendiamo in 3 secondi, quindi 1, 2, 3, un secondo in buca, risaliamo 3, 2, 1, un secondo in estensione, di nuovo 1, 2, 3, 3 secondi in discesa, un secondo in buca e 3 secondi in salita, un secondo completamente distesi, quindi 3-1-3-1, 3 secondi a scendere, un secondo in buca, 3 secondi a salire, un secondo in completa distensione.